È dedicata alla memoria del dottor Guglielmo Lippi Francesconi la pietra d'inciampo che è stata posata di fronte all'ingresso dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, attuale sede della Fondazione Mario Tobino. Primario all'interno del manicomio, Lippi Francesconi si distinse da sempre per il suo approccio alle terapie psichiatriche estremamente innovativo per l'epoca, avversando fermamente qualsiasi forma di terapia costrittiva. Posizioni che incrinarono i suoi rapporti con il regime fascista, fino a sfociare nella sua uccisione durante l'eccidio della Certosa di Farneta nel 1944. Lippi Francesconi, oltre che medico, fu anche un appassionato d'arte. Dalla sua matita prese vita l'immagine che rappresentò il primo manifesto del Carnevale di Viareggio nel 1925. La pietra d'inciampo, simbolo e testimonianza a memoria di chi fu ucciso per mano dei nazifascisti, è stata consegnata dal sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, alla nipote del medico, la signora Micaela Lippi Francesconi, che ha ricordato commossa la figura del nonno. Esatto, è assolutamente molto importante e molto commovente, perché qui in questo posto nonno è stato un medico che ha fatto veramente la differenza e proprio perché faceva la differenza poi ha pagato con la vita. Significative le parole dell'arcivescovo Paolo Giulietti sul significato simbolico della posizione della pietra d'inciampo a Maggiano. Perché qui c'era della gente che pensava che chi stava dentro non fosse degno di vivere. È importante perché non è finita questa cosa qui, eh. Oggi, ancora oggi, qualcuno dice che qualche vita non è degna di essere vissuta. Raffoniamo questa pietra qui, chissà che pietra metteranno tra 100 anni sulle porte di Cuneo. Alla cerimonia ha preso parte anche l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, che ha parlato della memoria di questi crimini come vaccino contro l'attuale riaffiorare di episodi propri della mentalità fascista. Sì, la memoria è sicuramente il vaccino più potente che abbiamo contro il riemergere di pericolosi squali di rigurgiti nazifascisti e quindi non abbassare l'attenzione, ma raccontare sempre, soprattutto alle giovani generazioni, ciò che è stato, perché non possa mai più accadere, credo sia un dovere a partire da chi come noi rappresenta le istituzioni.